testa e confronta le miniature YouTube. Finalmente su YouTube sono arrivati gli A/B test ufficiali di YouTube per quanto riguarda le miniature, le copertine dei nostri video. Benvenuti da Mirko Delfino, benvenuti in un nuovo video. Questo è un tutorial completo in lingua italiana by Mirko Delfino, dedicato a questa novità incredibile di YouTube che ci darà finalmente la possibilità di testare a 360 gradi le nostre miniature, ma soprattutto di confrontarle. Perché di la verità, quante volte sei stato indeciso se utilizzare una copertina, una miniatura per i tuoi video rispetto ad un'altra, e alla fine hai scelto senza avere in mano dei numeri, delle statistiche, delle reali conferme che la tua è stata un'ottima scelta. Ecco, oggi YouTube ci viene in aiuto perché ci darà la possibilità di poter inserire all'interno di un video più miniature, poterle confrontare e poi spingere quella che realmente ci porta maggiori risultati, e quindi non avremo più indecisione, ma soprattutto avremo dati certi di quello che funziona per il nostro video. Quindi nel video di oggi scopriremo come testare e confrontare le miniature di YouTube. Scopriremo questa nuova funzionalità, vedremo che cos'è, come funziona, come attivarla all'interno del tuo canale, come controllare se attiva all'interno del tuo canale, e naturalmente vedremo come applicarla, come controllare i risultati e molto altro. Quindi rimanete collegati fino alla fine. Una cosa fondamentale, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina di tutte le notifiche per non perdere tanti altri contenuti come questo. La prima cosa che dobbiamo fare è visionare e controllare se questa funzionalità è attiva, abilitata all'interno del nostro canale YouTube. Per poterlo fare dobbiamo andare all'interno di YouTube Studio, perché per ora questa funzionalità è attiva solo all'interno di YouTube Studio, e quindi vi consiglio di entrare su YouTube Studio dalla versione desktop. Detto questo, se non è ancora attiva non vi preoccupate, perché questa è una funzionalità che verrà abilitata a tutti i creator nel corso dei prossimi giorni / settimane, quindi è solo questione di tempo, non vi preoccupate. Detto questo, io direi di entrare all'interno del mio PC. Come potete vedere, sono all'interno di YouTube Studio e vi voglio mostrare come possiamo controllare se questa funzionalità è attiva oppure no. Ho aperto un video qualsiasi. Quello che farò all'interno del video è andare nella scheda dettagli del video, quindi su contenuti dettagli. Sono all'interno di YouTube Studio da desktop, quindi da PC in poche parole. Io scorro qui in basso e come potete vedere ho la possibilità di cliccare sui tre puntini della miniatura, dove sapete benissimo che possiamo modificarla, scaricarla, e a mano ci saranno sempre più funzionalità, magari inserite da YouTube nel corso del tempo, questo non lo sappiamo, però sappiamo che se appare testa e confronta, eccola qui, significa che questa funzionalità è abilitata. Ora, io ce l'ho abilitata in fase beta perché sono un video contributor per quanto riguarda YouTube in Italia, mi conoscete, già lo sapete, e per realizzare questo video ho attiva appunto questa funzionalità. L'ho già potuta testare e vi dico che è una figata assurda. Quindi io clicco su testa e confronta ed ecco che mi darà la possibilità di caricare fino a 3 miniature. Questo vuol dire che è abilitata all'interno del mio canale YouTube. E se ce l'hai anche tu, vuol dire che è abilitata anche all'interno del tuo canale YouTube. Attenzione! Quando caricheremo un nuovo video all'interno di YouTube attraverso YouTube Studio, nella sezione miniature potrebbe apparire la funzionalità testa e confronta delle miniature. Quindi questo vuol dire che anche in quel caso avremo conferma che è ufficialmente attivo all'interno del nostro canale YouTube. Attenzione, molto importante, per poter attivare questa funzionalità, quello che dobbiamo fare è andare all'interno di YouTube Studio, nella sezione impostazioni, successivamente canale, successivamente idoneità alle funzionalità, e dobbiamo avere attive le funzionalità avanzate, che cliccandoci su potete vedere quali sono i requisiti. Quindi dobbiamo rispettare questi requisiti per attivare le funzionalità avanzate, e solo da allora potremo avere la possibilità di avere questa nuova funzione del test e confronta le miniature. Test e confronta le miniature è una funzionalità che consente ai creator di caricare fino a 3 miniature video da testare con gli spettatori per scegliere la copertina vincitrice. Alcuni chiamano questo A/B test, ma test e confronta va ancora oltre, con un massimo di 3 miniature da testare. Scopriamo quindi come funziona e poi vediamo insieme come utilizzarlo su YouTube Studio. YouTube mostrerà le miniature scelte da un creator in modo uniforme tra gli spettatori di un video, quindi selezionerà una miniatura vincente in base a quella che genera la maggior percentuale di tempo di visualizzazione. Attenzione però, potrebbero essere necessari alcuni giorni o fino a 2 settimane per ottenere i risultati finali dei test delle miniature. Spesso, anche dopo 2 settimane di test, i creator potrebbero non ottenere ancora il risultato del test vincitore.
La quantità di tempo necessaria per ottenere i risultati del test è influenzata da una serie di fattori, tra cui la quantità di impression ottenute dai video e la differenza minima tra le miniature. Se è in corso un test, vedrai lo stato in esecuzione. Una volta completato il test, i creator vedranno un rapporto con i risultati. E proprio questo rapporto te lo voglio mostrare subito all'interno del mio PC. Come puoi vedere, questo è un video che ho pubblicato qualche mese fa e l'ho pubblicato sfruttando questo test e confronta le miniature. Ora, se io vado qui all'interno della miniatura test, eccolo qui, cliccando sui tre puntini, ho una voce differente, ho la possibilità di vedere il report del test. Ho voluto testare in questo caso due miniature, perché una cosa fondamentale, tu puoi testare fino a tre miniature, ma non è detto che tu debba caricare tre, ne puoi anche caricare due. Detto questo, come potete vedere, qui ci sono le due miniature, il test ha avuto un periodo di esecuzione che è andato dal 14 dicembre 2023 alle 18 al 15 dicembre 2023 alle ore 6 e mi ha dato questo risultato: 72% vincitore la prima miniatura, 28% la seconda miniatura. Quindi io ce le ho qui, ok, posso anche decidere di cambiare le miniature tra le altre cose, ma so esattamente anche la percentuale di vittoria di una miniatura rispetto a un'altra. E questa è una cosa molto importante perché mi permette di lavorare in maniera certosina all'interno dei miei video per sfruttare appieno ogni potenzialità del video stesso. Molto importante sarà YouTube stesso impostare la miniatura vincitrice come miniatura principale del video. I creator potrebbero anche vedere un'etichetta preferita, il che significa che la miniatura probabilmente ha sovraperformato le altre miniature in base al watch time, ma YouTube è meno sicura che gli spettatori preferiscono quella miniatura rispetto a chi ha ottenuto un risultato vincitore. Infine abbiamo la voce nessun risultato, quindi significa che tutte le miniature hanno registrato un rendimento simile, di conseguenza non si sono prodotte differenze statisticamente significative per quanto riguarda il coinvolgimento. In questo caso la prima miniatura caricata sarà quella predefinita per il video. Naturalmente hai sempre la possibilità di scegliere manualmente la miniatura che preferisci. Vediamo altri requisiti fondamentali. Per esempio, i creator possono testare le miniature solo su video pubblici di lunga durata, live streaming pubblicati o episodi di podcast. I creator non possono testare le miniature sui video impostati come destinati ai bambini, sui video realizzati per un pubblico adulto o sui video privati. E adesso rientriamo nel mio PC e vediamo sul campo come funziona il confronta e testa le miniature. Quindi quello che farò è andare su YouTube Studio, cliccherò su carica video, andrò a selezionare all'interno del mio PC un video, adesso naturalmente selezionerò un video random, giusto per farvi vedere come funziona. Vado a caricare il video ed ecco che nel momento in cui inizierò a caricare il video, scorrendo qui in basso, ho la possibilità di utilizzare questa funzione, testa e confronta. Quindi io clicco qui, ho la possibilità di caricare le miniature, quindi seleziono per esempio la prima voce e carico la prima miniatura, seleziono la seconda voce e carico la seconda miniatura, posso caricarne anche una terza, adesso vi faccio vedere come si fa al volo, ricarico la stessa ma è giusto per farvi vedere, e poi clicco su fine. Ecco che ho caricato le tre miniature e posso andare avanti nella pubblicazione e poi accadrà quello che abbiamo già visto. Come avete visto è semplicissimo. Ma attenzione, bonus finale, perché adesso vi mostro come utilizzare questa funzione anche per i video già caricati all'interno del nostro canale YouTube. Ho aperto un video random dove parlavo del come creare un piano editoriale su YouTube, clicco sui tre puntini, l'abbiamo già visto prima, clicco su test e confronta, ma attenzione, io posso andare in primis a modificare la prima miniatura se la voglio cambiare, quindi io clicco su modifica e vado a selezionare una miniatura, ok, che ho all'interno del mio PC. Voi adesso non vedete mentre seleziono perché si apre semplicemente la cartella del mio PC dove c'ho le miniature, quindi poi vado a cliccare due volte e carico direttamente qui all'interno di YouTube Studio, vado a selezionare la seconda miniatura, eccola qui, quindi ne ho due, vedete quello che ho cambiato in questo caso specifico sono simili, ho cambiato l'iconcina, vedete anche questo può alcune volte fare la differenza, potevo cambiare il testo, potevo cambiare il colore e così via, anche me stesso, quindi si può cambiare molto all'interno di una miniatura, sono miniature molto simili, clicco su fine, ok, ed ecco che nel momento in cui clicco su salva, quello che succederà è che il test
inizierà, ok? Quindi in questo momento abbiamo il test che è partito, ok? Quindi in questo caso specifico quello che devo fare è attendere che il test abbia poi un risultato finale. In questo momento c'è il report del test, è appena iniziato e quindi mi dice che il tempo rimanente è di 13 giorni e 23 ore, però come avete visto lo posso fare anche su video già pubblicati e posso monitorare come stanno performando. Bene, con questo video abbiamo terminato, ci vediamo in un prossimo video, ciao e a presto!